adesso parliamo, torniamo a parlare dopo qualche giorno di centrali a biomasse. Abbiamo invitato il signor Fabio Pupulin, coordinatore dei comitati che si battono contro le centrali a biomasse, quelle a forte impatto. Insomma, avete incassato tempo fa una vittoria, la centrale a Cinto Camaggiore non si fa più, però rimangono alcuni nodi da risolvere. In particolare c'è questa congiuntura che ancora deve prendere forma tra le centrali di Villanova, Fossalta, Gorgo di Latisana. Che cosa succederà? Sì, allora, ok. Buonasera a tutti intanto. La centrale di Cinto Camaggiore, che non si faccia più, non lo so, non lo so per certo, so che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda, diciamo, le autorizzazioni del terreno comunale. Per quanto riguarda, diciamo, invece il problema delle centrali che stanno sorgendo nei paraggi, le tre più grosse ovviamente sono quella di Villanova, quella di Sumaga e la centrale di Lugugnana, che è in via di autorizzazione definitiva da parte della giunta Non ce regionale. n'è una più piccola a San Michele anche? Ma per quanto riguarda c'è quella di Latisana, Di che Gorgo, di Gorgo, località Gorgo. sì, zona Palludo per essere precisi. Ah. Parlando, diciamo, del nostro comprensorio portogallarese, diciamo che c'è sempre questo, notiamo che la centrale di Villanova, che è la più grossa, ricordiamoci che sono quasi 50 megawatt termici, sono 13,2 megawatt elettrici, quindi già questa tecnologia che da 50 megawatt poi ti porta a una resa elettrica di 13 megawatt è scadente già di per sé, ma c'è questo tentativo continuo dell'amministrazione comunale di Fossalta e di Portogruaro di spacciare questa centrale come una risorsa, un'opportunità, no, necessaria per il mantenimento dell'attività produttiva della vetreria, delle cantine Santa Margherita, questo almeno stando all'articolo apparso la scorsa settimana. Ecco, ma lei populista sta affermando dunque che, contrariamente a quanto può sostenere il sindaco di Fossalta di Portogruaro, Anastasia, la nuova centrale a Villanova non porterà alcun lavoro? No, dico che comunque per la mole e per come che costituirà questa centrale e per come sta venendo spacciata porterà pochissimi posti di lavoro, che comunque non sono giustificabili per i danni che apporterà all'intero territorio e a tutti i comuni circostanti. Questo volevo comunque far notare a tutti i telespettatori a casa. Due motivi per cui non dobbiamo credere che la centrale è utile per apportare e salvare i posti di lavoro nell'attuale vetreria e le cantine Santa Margherita. Il primo motivo è che comunque è una speculazione privata, fatta da privati con sovvenzioni pubbliche, soldi pubblici nostri che vengono presi dalle nostre bollette elettriche, circa il 10% dell'importo di ogni bolletta elettrica va a dar fondi a questi privati perché poi vadano a prendersi i certificati verdi, che sono sempre i nostri soldi pubblici, che vanno in tasca a questi privati, nel caso della centrale Villanova ai Marzotto. Perché questi rivendono in rete l'energia che il gestore per legge è obbligato ad acquistare. Okay? Questo è il primo motivo. E il secondo motivo è che comunque i privati guardano il profitto, guardano gli utili. Non c'entra nulla il fatto che ci sia o meno la centrale. La centrale, se ci sarà, sarà un'ulteriore fonte di Ecco, reddito per il Pupulin, le chiedo Marzotto. un'ultima cosa. Secondo lei la centrale di Villanova verrà completata, verrà aperta? Purtroppo stiamo vedendo che il Oppure mostro la Regione cresce. Veneto porrà un veto? Come fa? Difficile? Difficile, nel senso che è già autorizzata. Se posso dire un'ultima cosa, In pochi pochi secondi. secondi, diciamo che noi come paese Italia, nell'Unione Europea, siamo il paese che importiamo più di tutti i cereali. Cioè, diciamo, da gennaio 2010 a luglio 2010 abbiamo portato quasi 7 milioni di tonnellate di cereali e noi invece andiamo a costruire queste centrali che bruceranno anche cereali, il sorgo, un cereale, per produrre energia e dare soldi a privati, e questo mi sembra un controsenso. Ringraziamo dunque Fabio Pupulin, andiamo avanti con il giornale.